I del Catania possono stare tranquilli. Il presidente Pulvirenti non intende cedere il club rosso-azzurro. La rassicurazione giunge direttamente dal numero uno Etneo, pronto a querelare per l'indiscrezione giornalistica circolata ieri, ritenuta diffamatoria e gravemente lesiva. Già stamattina stiamo analizzando tutti i filmati, perché faremo querela al signore che conduceva la trasmissione e a chi gli ha dato lo spazio per poter dire queste cose. Un Pulvirenti che, polemiche a parte, è concentrato sul mercato e sugli obiettivi principali ancora da raggiungere, tra questi il terzino sinistro erede di Marchese. Ma noi siamo in una fase abbastanza avanzata di trattativa con Monzon, questo diciamo lo sanno tutti, quindi a giorni credo che avremo l'ufficialità. Non sembra preoccupare più di tanto neanche l'ipotizzata partenza di Berghessio. Al di là delle indiscrezioni, la realtà sembra essere ben diversa. Abbiamo parlato col procuratore, non ha smentito categoricamente queste dichiarazioni, quindi io le leggo come tutta una serie di notizie che in questo periodo escono fuori prive di qualsiasi fondamento. A Taormina Pulvirenti si prepara intanto a ricevere illustri colleghi, i presidenti Galliani, Lotito e Preziosi, ospiti per una o due giorni di relax. Si parlerà inevitabilmente di calcio, il massimo dirigente Etneo lo esclude. È un gruppo di amici che viene a passare due giorni in assoluta spensieratezza qua a Taormina, ed è assolutamente vietato parlare di calcio e di altre cose. A proposito poi della grana Maxi Lopez, il giocatore ieri non si è presentato al raduno, Pulvirenti ha confermato che il giocatore è atteso a Torre del Grifo, se non arriverà, precisato, lo deferiremo, ci sono delle regole e vanno rispettate. Il presidente chiude tranquillizzando l'intero ambiente su quelli che sono i programmi e le ambizioni della società rossazzurra. Credo che siamo una delle tre società dal punto di vista dei bilanci che sta meglio in Italia, per cui questo basta e avanza per poter smentire tutte le voci che ci sono in giro.